Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Il primo tempo tra KTM Napoli e Niquax, risultato di 5-3 per il KTM. Vediamo ora il quadrato Pipino. Troppo alto per le telecamere, ho il pallone in mano. Cosa stai facendo questo pallone in mano? Una bella di giocare. Un autografo dall'arbitro internazionale Passarella. È un grande mio fan. Primo tempo che vede sul risultato di 5-3, forse un po' distratti in difesa, ma molto concreti lì davanti. Qual è la tua diagnosi? È una bella partita, non ci aspettavo una squadra così. Giocano bene, c'ho per i difensivi, però stiamo facendo bene attacco. Speriamo di fare un buon secondo tempo. Ringraziamo Pipino, ora andiamo a parlare con giocatori Andy Quax. 50. Bello. Intervista? Sì. Cognome? Ciao, indirizzi. Primo tempo che vi vede sul risultato di 5-3. State giocando un buon calcio, sfortunati forse lì davanti e qualche errore in difesa. Cosa c'è da migliorare per la tua squadra? Diciamo la fase difensiva soprattutto, perché loro attaccano con molto fisico e in gran numero, partono in contropiede, quindi non ci dobbiamo far trovare impreparati. Anche lì davanti forse un po' di... dovete essere un po' più incisivi. Vuole un po' più di sostegno al bomber, che anche oggi sta dando il massimo. Va benissimo, ringraziamo il giocatore. Grazie. Andy Wax, guardiamo il risultato di 5-3 tra queste due compagini. Un saluto da Batengo. Ora siamo qui con i migliori della partita tra KTM Napoli, rappresentati alla mia destra da Gino Ciotola, il migliore in campo in assoluto, come possiamo vedere dalla medaglietta. Alla mia sinistra Lazzarini, il migliore degli sconfitti. Andy Quax, scusate. Ricordiamo il risultato 7-5 per la squadra di Gino Ciotola. Passiamo la parola a Lazzarini, il migliore della squadra sconfitta. Se pareggiava con la palla di testa, la partita poteva finire in un altro modo. Senti, avete giocato comunque una buona partita, è mancata forse un po' di cinicità. Veramente sono mancati due titolari. Vabbè, dico, a livello la partita ve la siete giocata, un po' di finalizzazione. Il bomber oggi non ha fatto il bomber, purtroppo. Però bomber a metà. Un bomber a metà, vabbè, però quanti gol ha fatto? 3 gol. Però ha sbagliato quel gol. Quel gol di testa, io l'ho messa proprio in testa. Poteva essere il pareggio e vi poteva portare ai rigori. O comunque, quindi ora le tagliamo. Ora retrocedete. Ora retrocedete in Europa League. Serie B, sì. Non è una Serie B, è una, diciamo, Europa League, speriamo non come il Napoli domani sera, no? No. Se sei tifoso napoletano. Perché tu no? No. Senti, cosa ti aspetti dal percorso in Europa League? No, possiamo vincerlo. Se potevamo andare in Champions League, possiamo vincere l'Europa League. Ok, grazie alla Zerini. Non so come, però. Ciao. Volevo ribadire. Siamo a Gino Ciotto. Sì, no, non potevo sei palle, erano flippelle. Dopo, alla mano. Senti Gino, la squadra forse, non lo so, giocate a fiammate, non siete continui. Vi manca un po' di continuità, diciamo, proprio nel gioco. A volte vi distraete e prendete dei gol che potete sicuramente, tranquillamente, per il vostro tasso tecnico evitare. Sì, possiamo evitare veramente perché siamo discontinui. Ieri sera, per esempio, all'altro torneo, una partita nervosissima che potevamo chiudere già al primo tempo, ce la siamo cavati che abbiamo vinto, però siamo stati molto nervosi e alla fine è andata male. Questa sera siamo venuti un po' più calmi sul campo, abbiamo giocato a calcio. Buon primo tempo. Il secondo tempo un po' sofferto fisicamente per la partita di ieri. Eravamo stanchi, però abbiamo prevalso sul gioco e su tutto. Senti, ora la Champions League ci sono le squadre più forti. Sì, andiamo in un girone, diciamo, dove ci sono le squadre molto forti, ma ce la giochiamo con tutti. Ok, a chi dedichi la prestazione? A tutta la squadra in particolare, se puoi inquadrare a stupità a muro. Grazie a Gino Ciotola. Ciao. Grazie, arrivederci.